Uh ताव कृपा भोलपा चेतन्या स्वरूपा Ram, Mio caro Signore, Sì, Krishna Chaitanya Prabhu Sii misericordioso con me, perché chi altri se non tu, può essere più misericordioso in questo mondo materiale? Tu sei disceso proprio per aiutare le anime cadute e condizionate, e ti assicuro che non troverai da nessuna parte un'anima più caduta e condizionata di me. Mio caro Signore Nitiananda Prabhu. Tu che sei così, sei sempre assorto nella felicità del puro amore per Dio. Poni il tuo sguardo su di me, perché io sono il più felice. O oh, marito di Sita, Dveta Charya Prabhu, sii misericordioso con me, poiché grazie alla tua misericordia noi possiamo ottenere sì, Krishna Chaitanya Senityananda. Miei cari Damoda, Sanatana, Rupa, Ragunata, Bhatta Yuga, Jiva, e lokanat Goswami, siate tutti misericordiosi con me. Si misericordiosi con me, srivas Acharya Prabhu. Questo Narottamadas ambisce alla associazione con Ramachandra kavira. O Ma Janati Miranda, Sya, Yananjana Salakayat, surum militam janatas, ma guravenama, gurave namah, chandraya radikaya tadalaye Krishna, kršna bhaktaja, tad bhaktaja, no no maham. <coughs> na moj vedanje je, kršna prejma, predajate kršna, kršna čeitanja, nam negora dvizena. E kršna karuna, sindu, dinabandu, čagatpate, gopiša, gopi ga kanta, rada kanta, na ostati. Tapta kanča na gorangi, radi, vrendavani stvari. विषभानुसृतिदेवि प्रणमामि हरिप्रिया <laughs> भजामि रदामरविन्दानित्रं स्मरामि रदं रदाम मधुराज्मि तस्यं वदामि रदां करुणाबरर्द्रं ततो ममान्यस्ति गतिर्नाकपि राधे राधे रक्षमं हरिप्रिये पाइमम्

जय चंद्र जय भक्त भक्तवृंद जय जय शि चैतन्य जाय नित्यानंद जय चंद्र जय भक्त भक्तवृंद जय जय शि चैतन्य जय निनंद जय चंद्र जय भक्त भक्तवृंद जय भक्त भक्तवृंद Jaya Gora Bhakta Vrinda Benvenute, benvenuti al nostro studio della Siceitagna Ceritambrita, Madhya Lila primo capitolo i divertimenti successivi di Siceitagna Ieri abbiamo letto Offro innumerevoli volte i miei omaggi ai piedi di lotto di Sri Nityananda Prabhu che è tanto buono da diffondere il servizio di Sri Chaitanya Prabhu in tutto il mondo. Non il suo ma quello di Sri Chaitanya perché Sri Chaitanya e Radhe Krishna combinati. In Kali Yuga non c'è altro modo. Non si possono seguire rigidamente i principi vedici come il signore ha insegnato nella Bhagavad Gita anche Arjuna dice è impossibile è più facile controllare il vento della mente allora se c'è Mahaprabhu viene una ragione principale che lui vuole sperimentare il, il gusto che si da Radanani prova nel, nel servire nel servirlo nell'amarlo ma viene anche per comprendere, e sia lui che far comprendere a noi il, il, il metodo. Perché anche se Radha e Krishna sono una, una, Radha Krishna Eka, Tanuai Eka uno, ma quando si separano, diventano due, uno non contiene l'altro, non, non è un, una, non sono robot, non è qualcosa di stereotipato. E quindi Sri desidera proprio imparare, apprendere l'arte del servizio d'amore di Simati Radharani. O meglio, ricalcare le sue orme, perché è impossibile imitare, è impossibile eh, comprendere completamente. Perché sono, ogni persona ha una, una, una personalità unica e le due personalità supreme sono Radha e Krishna, affiancate da, da, da Balarama. E da tutti gli altri associati. No? Quindi lui desidera proprio comprendere. E, Cetanya lo, e Nityananda lo aiuta in questo. Verso di oggi, 27: Cetania Gosani, Yandre Bale Badabai, te mora Prabhu, Cetania Gosai. Cetanya Ma Prabhu era solito rivolgersi a Nithyananda Prabhu chiamandolo fratello maggiore, mentre Nityananda Prabhu Chiamava Sicitania il suo Signore, anche se era il fratello maggiore, lui si poneva come il, il, il Dio adoratore, Yady pani aie Prabhu Balarama Tatapi cetania care, Dasa Abimana. Benché tenanda Prabhu non sia altri che Balarama stesso. Pensa sempre di essere l'eterno servitore del Signore. Sì, c'è Tania Mabrovo. Cosa vuol dire pensa? Da qui noi possiamo dedurre qualcosina di che cosa significa pensare. Pensare non è un'attività estemporanea di un attimo ma il pensiero è il ricettacolo della nostra personalità. Capite? La nostra personalità si manifesta attraverso il nostro pensiero. Se, se io sono uh, Caio Samprogno, penserò da Caio Samprogno. Se io sono Nityananda, penserò da Nityananda. Nityananda, Balarama, non sono diversi da Krishna, nemmeno Mati Radharani sono diversi da Krishna, ma ognuno si pone in, in, una, in un particolare sentimento, proprio per, per creare, manifestare la, il puro amore, l'estasi del puro amore che è, 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 è ciò che muove tutto. Tutto è mosso da questo, dalle relazioni di queste tre grandi personalità, che sono Dio la persona suprema, la verità assoluta. Non è facile, noi possiamo cercare di comprendere, ma questa comprensione è sempre limitata alle nostre piccole capacità e, come ho detto, anche condizionamento. Quindi adesso noi possiamo, ah, sono ah, eureka, eh, come diceva Pitagora, ho trovato. Ma ciò che abbiamo trovato è la pace del nostro intendere. Eh, ah, se questo. E poi dopo viene un altro filosofo e sconvolge tutto, e poi ne viene un altro, e poi viene. Allora qual è la verità? È molto difficile. Sicetania stesso ci prova. Perché qui stiamo parlando del, del, della cosa, chiamiamola così, non so come definirla, più elevata. Eh? Krishna è fatto del puro amore per Radha e Radha è fatta del puro amore per Krishna. Dice Jiva Goswami, il più grande filosofo Vaisnava, nella vita e nella morte io non ho, non ho altro rifugio no. che loro. Cetanya seva cetanya gao lao cetanya nama cetanya e bhakti semora prana. Nityananda Prabhu chiedeva a tutti di servire Sicitanya Mahaprabhu, di cantare le sue glorie e di pronunciare il suo nome. Nityananda Prabhu diceva di prediligere sopra tutte le altre la persona che offriva il suo servizio devozionale a Cetanya Mahaprabhu. Eh? però questa è l'unica canzone, canto che ha, ha, proprio viene dalle labbra di Nityananda, è Baja Goranga, Ka Goranga, La Goranga, Namari, Jejana. Io prediligo soprattutto le altre persone che offrono il suo servizio, Jejana, Goranga, Baje, Se Amar, Pranare. Sono la mia vita stessa queste persone. Anche qui una riflessione, cosa significa che è la mia vita stessa? Significa che, eh, prima abbiamo cantato, po posa il tuo sguardo su di me. Ecco come fare per, perché Nityananda posi il suo sguardo su di noi. Per soddisfarlo. Nityananda dice, io divento completamente conquistato da quella persona. Cioè in questo mondo noi diventiamo conquistati dalla persona che ci ama noi, che, che serve noi, che soddisfa noi. L'amore, l'amore nella sua più alta espressione, non è questo. Non è questo. Ve è l'ho detto è molto arduo da capire. Non è questo. Perché l'amore è qualcosa che permea tutto. Una volta che noi entriamo in questo amore, infatti, dice, oh, Ahaprabhu Nityananda Premananda Sukhi, tu che sei dentro completamente in questo premananda, è per quello che si chiama Nitya Ananda, eternamente beato, eppure lui è il servitore. Si maturadharà nello stesso modo, lei serve Krishna. Ma abbiamo visto ieri che in realtà Krishna serve sia Radha che Balarama, con il suo ricevere il loro servizio. Ma lui quando riceve il, il, questo servizio, eh, in realtà offre a loro la soddisfazione del loro servizio, capite? È un servizio anche quello. Non è facile. Non è facile diventare l'adatto ricettacolo dell'amore di Rada o di Balarama o di Nityananda. Non è facile. Perché loro sono completi e perfetti nel loro servizio. Se noi ci mettiamo al servizio di uno stupidotto, non potremo mai essere soddisfatti perché lui non sarà mai il ricettacolo del nostro servizio, casomai lo spreca, lo butta via, e allora che soddisfazione c'è? Krishna non fa questo, capite perché le, lui era Saraj, lui è in grado di accettare il servizio di chiunque e soddisfare il, il, il sentimento di chi lo sta servendo. È per quello che lui è Dio, la persona suprema. Ma ve l'ho detto, noi possiamo appena sfiorare queste, queste, queste verità, appena appena sfiorare. Eh, non, è, non è facile contenerle, comprenderle a un certo livello. Dobbiamo essere pazienti, andare avanti. Ma questo è proprio il segreto. È il segreto. Ed è per quello che viene descritto questo. mata lo che Bhakti loha, laho ila dina, hina, nindaka sabare nastarila. In questo modo si la Nityananda Prabhu introdusse, non mi piace questa parola, il culto di Sri Chaitanya Mahaprabhu. Eh? Non è, un, è un culto, ma non è un culto. Introdusse l'amore per Sicetania, la relazione d'amore verso Sicetania. Il culto dà l'idea di qualcosa di localizzato, eh, non stereotipato, ma un culto. Fra tanti culti, no? non c'è il culto del culto, c'è anche quello però adesso non voglio giudicare però eh, noi siamo persone no? quindi introdusse il servizio d'amore a società nema pro distribuendolo a tutti senza discriminazione perché? perché aveva capito che era il gioiello più prezioso allora se voi se uno ha un po' di sentimento verso gli altri, quindi un po' d'amore, cosa farà? Distribuisce i rimasugli o la cosa più importante? Allora possiamo comprendere queste personalità che non se la stanno a godere. Eh? Qualcuno canta, oh Dio del cielo, se mi vuoi amare, vieni, scendi dalle stelle vienimi vieni a cercare. Tu lì che stai godendo. E noi qua soffrendo, capite qual è l'errore più grossolano che l'essere umano compie? Questo è segno della più grande ignoranza. Ma quanti di noi in certi momenti pensano così? Come si fa ad avere una relazione completamente d'amore? se questo è il nostro pensiero come ho detto prima il pensiero è ciò che forma che esce dalla nostra personalità allora lo siamo o non lo siamo? distribuendo a tutti senza discriminazione anche alle persone più de degradate e blasfeme furono liberate grazie a a questo metodo. Perché? Perché appena tu, non so, se io vi dicessi o oh, fai così e ottieni questo, eh? non so se se esiste la pietra filosofale, eh? se vi dicessi adesso fate un'amalgama, non so, Mercurio, questo e quell'altro, come un alchimista, no? E poi create. Una, una, una pietra filosofale e qualunque cosa toccate con questa pietra si trasforma in oro. Se fosse vero, tutti lo farebbero, giusto? Nityananda fa molto di più proprio con la sua personalità così gioiosa, così, così colma d'amore. Lui distribuisce il gioiello pr più prezioso a tutti, senza discriminare. Qui c'è una canzone bellissima di, di, di Bhaktivinoda Kur. Kodanitai, kodanitai, borosuker eh? kaporgai, borosuker kaporgai, kura surabikun <silence> gete namerat kulce. Kodanitai. Kodanitai significa che Nityananda è il, il mercante, cioè il, il proprietario di questo negozio, che svende, vende ma svende, cioè che offre gratuitamente, e dice solo, solo pagando con la tua fede. Hai una fede piccolina. C'è uno scambio no? che ti aiuterà poi a aumentarla. E le fede, le otto divisioni della fede sono fede, sada, sadhusanga, bhajanakriya, nartanivritti, sono otto. No? Se noi dividiamo un, un euro, ah, 100 euro meglio, in, in otto parti, sono 125, 250, 375, 500 e così via. No? Allora in base a questo tu puoi andare al mercato del santo nome di Nityananda e comprare, comprare che cosa? Il puro amore per Dio, yeata amma prapadyanti. Però questo è ancora più scontato. Eh? Qui lo dice: in questo modo, Sila Nityananda Prabhu introdusse il, il, il servizio d'amore a Sicetanya Mahaprabhu, distribuendolo a tutti senza discriminazione. Anche le persone più degradate e blasfeme furono liberate grazie a questo metodo. Non a un metodo: il metodo è sempre uno solo. Si chiama amore, amore divino, chiaramente. Non l'amore di questo mondo. Lui è colmo d'amore, eh? premananda suki nityananda. E insegna questo metodo. Lui è il Dio servitore? Qui lo dice. Benché Nitenanda Prabhu non sia altri che Balarama stesso, pensa sempre di essere l'eterno servitore del Signore. Questo è il metodo. Questo è il metodo. Non diventare protagonisti. Quello non è il metodo. Non diventare speciali, non è il metodo. Possiamo in una vita avere qualche briciola di soddisfazione facendo questo, ma è la più grande sfortuna. Care devote, cari devoti, io ve lo dico con tutto il cuore, lo dico a me stesso, non invidiamo i più sfortunati, perché quelli sono i più sfortunati. No, i più sfortunati, i più sfortunati. I più sfortunati, che siano uomini o donne, coloro che cercano il risultato in questa vita sono i più sfortunati. Raccolgono qualcosa, uno potrebbe, oh guarda quanto, quanto è, è, è servito, no? ma se c'è, se non c'è questo sentimento, benché Nicananda Prabhu non sia altri, che Balarama stesso, che non è diverso da Krishna, non è una persona qualunque. Eh, hanno solo il colorito della pelle diverso, quindi è Krishna stesso. Pensa sempre, e, ho, e, e abbiamo cercato di capire cosa significa pensa sempre, non è che è un, è un pensiero così astratto, estemporaneo. Il pensiero di una tale personalità è la manifestazione del, della sua profonda personalità. Lui. Vive così e pensa così. Che cosa pensa? Di essere, le, essere co, sempre l'eterno servitore del Signor Cetania Amapro. La stessa cosa di Simati Radhará, che non, non si mette come servitore ma come amante. Eh, nel linguaggio non possiamo dire che, che Nityananda è l'amante di Krishna ma in realtà è l'amante di Krishna, anche se lo fa attraverso il servizio. Allora dobbiamo comprendere, questo è il metodo, non è che ce ne sono altri. Se noi riusciamo anche in piccola parte a, 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 ad attuarlo, allora possiamo comprare al mercato del Santo Nome. Coda eh? Nitai, Nityananda è il mercante che ci offre questa merce. Ecco perché Narottama lo prega. Eh? Ah, Prabhu Nityananda, tu che sei? Tu che hai questo tesoro? Insegnami come ottenerlo. Tabe Prabhu, Vrage, Pratahila, Rupa Sanatana, Prabhu Aggia Dui, Bai, Ahila Vrindavana. Poi si c'è Ma Prabhu trasferì a Vraja i due fratelli Rupa Goswami e Sanatan Goswami per suo ordine e si andarono a Sivrindavangam capite il movimento? Cetania è il centro il centro qual è? lui vuole comprendere il segreto più intimo in assoluto l'amore di Rada per Cristo e allora muove tutto è come una partita a scacchi muove tutto per, per, per mettere in atto questo. Tutto è finalizzato a questo. Non c'è altro scopo. Come vi ho detto prima, sono i più sfortunati quelli che hanno uno scopo diverso da questo. Possono raccogliere qualche bricioletta in questo mondo, pensare di essere grandi personalità, di essere speciali ma sono i più sfortunati. Nityananda non compete mai con cetagni. Adveta non compete mai con cetania. Bhakti pari sarva Sva, Prakasila. Madana Gopala, Govindera, Seva Prachaila. Arrivati a Vrindavana, i due fratelli predicarono il servizio devozionale, quello che Nityananda ha distribuito e Sicetanya offre, e scoprirono molti luoghi di pellegrinaggio, in particolare essi inaugurarono il servizio a Madana Moana e a Govindaji. Madana Moana è colui che attrae. E Govinda è colui che poi impegna nel servizio a questa fonte di attrazione. Qui manca Gopinat, che poi sarà Raghunath Gosvami, che invece è il fine ultimo. È, eh? come vi ho detto prima, lo scambio non egoistico del Gopi Bhava. Eh? Gopinata, il Signore delle Gopi. Le gopi. Trovano completa soddisfazione nel servizio Govinda perché lui è il ricettacolo ideale per, di questo servizio. Tutti e due servono l'un l'altro. Non pensate che solo, sono solo le copie a servire Cristo, perché questo è un errore madornale. E Krishna le serve tutte essendo degno del loro servizio. Io ve l'ho detto, provate, voi che siete così bravi e intelligenti, a servire la persona più stupida che conoscete e vediamo se avrete soddisfazione. È impossibile, perché non c'è scambio. Questo non significa che noi non dobbiamo essere gentili. Qui eh, Nitiananda ha appena detto che anche alle persone più blasfeme più degradate e blasfeme, ma un conto è aiutare, cioè cercare di condividere con un'anima, un altro conto invece è farla il ricettacolo del nostro amore, è lo scopo della nostra vita. Dobbiamo capire bene la differenza. Allora Krishna... Eh, il recettacolo e eh, lui è razarage eh, batte nottacù nelle sue canzoni amiamuna puline kadamba kanana chi è rino saki siama vam sidari mani mancioperi lilla core razarage lilla core lila, lui riceve tutti lila perché lui è razarage è servito da queste gopi e in questo scambio si crea un'energia d'amore che pervade ogni cosa. Ed è, è questo il segreto che vuole eh, applicare Nityananda. Lui ha visto che attraverso questo metodo eh, tutti vengono benedetti, tutti entrano in questa, in, in questa, in questa magia divina. E allora, come due grandi registi, che poi c'è Panchatattva, ci sono tutti, però il regista principale è Ciceratania, vuole ricreare questo, questa recita trascendentale, che dia benefici a tutti. In questo mondo. Di, di forme, di nomi, così, bisogna organizzarli in un certo modo. Infatti, avatara significa entrare nella storia. Cioè, lui deve entrare per poter farsi capire da noi. Entra nella storia. Ma noi dobbiamo vedere al di là della forma grezza materiale e vedere che Cetania e e Krishna, insieme, che fanno tutto questo. Nitiananda nanga mangiare. Noi dobbiamo vedere queste cose, altrimenti siamo ciechi, altrimenti abbiamo solo un'idea superficiale. Dobbiamo vedere tutto il, 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 il gioco, il lila divino che e Tania sta conducendo. Nana Shastra Ani Kaila Bhakti Grantasara Muda Adama JANERA Teno KARILANISTARA quindi abbiamo visto l'impegno che ha dato Nityananda. Adesso vediamo i suoi devoti. Sia Rupa Sanata che Sanatana portarono a Vrindavana numerose opere e ne raccolsero l'essenza compilando molti testi sul servizio devozionale. Entrano nella storia, entrano nel modo di offrirci. E quindi lo devono fare a seconda i canoni di questa realtà non possono apparire in forme e in, in situazioni che noi non comprendiamo. In questo modo liberarono tutti i miserabili e le anime cadute. Capite? Non sono diversi da Nityananda e da Cetania, sono espansioni È eh? ma manifestazioni del suo amore. Loro entrano nell'ila e aiutano... E, e collaborano con Tania per diffondere questo lila. E Questo è il, è, è il servizio di devozione. Il servizio di devozione non è smuovere dell'energia in questo mondo. Non serve a niente. Puoi spostare anche tutte le montagne, puoi spostare anche l'Himalaya, ma cosa hai fatto? Niente, zero. Oh, ho costruito un tempio interamente di marmo. Hai spostato solo dell'energia materiale, degli atomi. Ma qual è la motivazione? Qual è il cuore di tutto questo? È quello che sta dicendo qui. Altrimenti noi saremo sempre confusi. E pensando che una persona ricca influente possa servire Dio. È un miserabile no. Miserabile, una persona povera no. O, una, o uno che ha grande conoscenza, ma non è vero. L'abbiamo appena letto. Nityananda ha distribuito tutti questi. Eh? Bisogna, bisogna farle ben chiare queste cose, altrimenti ci sarà sempre una, una, un, una confusione in questo. Cioè, esternamente, come ho cercato di spiegarvi, perdonate la mia pochezza esternamente noi seguiamo le leggi di questo mondo, eh? si entra nella storia di questo mondo perché siamo, abbiamo dei sensi, vediamo certe cose, vediamo in un certo modo, no? a, a, interagiamo in un certo modo perché siamo, siamo abitanti di questa realtà. Ma dietro cosa c'è? Se noi non comprendiamo cosa c'è, qual è la realtà, al di là della, della scena, del, del melodramma o, o, o della commedia che si sta recitando. Allora scambiamo un, un attore che si è vestito da re, un altro che si è vestito così, cioè vediamo solo l'esteriorità, dobbiamo comprendere. No? Questo è il grande desiderio di Siciltania, di comprendere. Più, il più profondo scambio d'amore ed, ed è sostenuto da vicino, da Nityananda, da Dveta, dai Goswami, da tutti che partecipano. Loro si fanno vedere con le vesti degli attori, ma non sono attori, sono gli amati, sono coloro che stanno giocando questo Lila eterno e ce lo mostrano a noi leggiamo l'ultimo verso che è anche la spiegazione questi versi sono così profondi che eh, anche se la pravupada eh, perché sono, hanno, hanno, hanno devo, devono lasciare il tempo no, per, per, per maturare, per comprendere Allora la spiegazione dice, se si la Signorasa canta, e questo è proprio eh, un, un mantra che noi per anni, anche io ho cantato, Nana Shastra Vicharanai Kanipuno sad dharma sans tapako, loka nami itaka buvane, manno saranya karo, Krishna Padara Vinda Bajano, Nandena Matariko, Vander Rupa Sanatanora Guo, si giva i sei Gosvami, sotto la guida di Rupa Gosvami, Sanatan Goswami, studiarono varie opere vediche e ne estrassero l'essenza. Allora in questo mondo c'è una conoscenza. Viene presa la conoscenza, viene estratta l'essenza per farne il Rasayana, per farne una sostanza potentissima. Il servizio devozionale al Signore. Tutto il resto, è detto che il Bhagavatam è l'opera più immacolata, perché tutto è basato sul servizio di devozione. Tutto il resto non viene tenuto in considerazione. Vyasadeva aveva scritto tanto, ma era infelice. Perché? Perché non aveva scritto solo del servizio di devozione, anzi, il servizio di devozione era secondario. Eh, lui aveva Arta, Arta Dharma, Kama, Moksha. Come avere e allora tutti navigano dentro queste conoscenze. Eh? Sono diventato questo, ho capito quello. Zero. È zero perché con, con quella scienza lì non si ritorna nell'Ila del Signore, ma si resta qui a vagare nelle, nelle infinite manifestazioni di questo universo, da, da, da Indra a Indra-Gopa. Possiamo diventare personalità con un potere sconvolgente che nemmeno immaginiamo, ma è zero, è come un attore che per un attimo si veste da imperatore e pensa di essere l'imperatore e tutti si inginocchiano a lui, ma finita la scena e casomai qualche d'uno gli dà uno scappellotto perché ha fatto male la parte, capite? Allora, se noi non comprendiamo questo, saremmo sempre confusi. Signore, ma perché sono qui a soffrire? Io sono il tuo devoto, sono in questo contesto. Cioè, non riusciamo a vedere al di là dell'aspetto esterno. Questo significa che tutti i Gosvami scrissero numerosi testi sul servizio devozionale col supporto delle scritture vediche, col supporto per avere L'accesso, per darci l'accesso. Il servizio devozionale non è un'attività sentimentale. L'essenza della conoscenza vedica è il servizio devozionale, come conferma la Bhagavad Gita. Vedascia sarvai aham eva vedya. Tutte le scritture vediche hanno lo scopo di aham eva vedya. Aham eva vedya, vedere me, conoscere Krishna di comprendere Krishna e sia la Rupa Goswami sia la Sanatana Goswami come testimonianze, con testimonianze, desunte da tutte le scritture vediche per, perché potessimo comprendere, spiegheranno come comprendere Krishna attraverso il servizio devozionale. Essi si sono espressi in modo così perfetto che perfino un miserabile uno sciocco può essere liberato grazie al servizio devozionale sotto la guida dei Goswami. Qui ci vogliono dei, dei chirurghi perfetti, che anche se c'è una possibilità su cento, sono così esperti che riescono. Eh? L'operazione è riuscita, il paziente è morto. No, l'operazione è riuscita e il, il paziente è vivo. Bella operazione, perfetta però sono tutti morti, sono rinati in questo mondo. Eh? Che bella società, guarda qua che opulenza, però cosa su succede? Deve rinascere vita dopo vita. Allora se noi non comprendiamo questo, la confusione sarà grande. Se noi pensiamo che questi sono solo divertimenti su relazioni d'amore o di amicizie così, No, hanno un senso profondo. Dobbiamo cogliere questo e applicarlo nella nostra vita. Applicarlo con chi è vicino a noi. Oggi abbiamo compreso una cosa, che è il più grande tesoro è il servizio di devozione. Allora la prima cosa che dobbiamo fare è imparare a porci come servitori, che non significa servire esternamente. Abbiamo detto, lui si pensava in questo modo. Cosa significa? Che lui si è, trasforma è trasformato in questo modo. Non è un'acquisizione, perché quello è un attore. L'attore poi riprende i suoi panni. Al momento della morte, se noi abbiamo solo imparato a fare i servitori, ma non lo siamo. E non funziona, perché il momento della morte tira fuori la natura originale, del no anche del nostro condizionamento. Sono sicuramente i pensieri che si hanno al momento della morte. I pensieri, ve l'ho detto, sono inerenti alla tua personalità, che determinano la vita futura. Allora se noi non diventiamo realmente dei servitori, cosa significa servitore? L'abbiamo visto. Essere dedicati allo scopo supremo. Quello dell'incontro fra Sissirad e Cristo. Perché quello è lo scopo, non ce ne sono altri. Loro sono l'amore personificato. E loro ci dicono come farlo. Se noi non diventiamo così, non possiamo applicarlo in questo pensiero. Perché? Saremo diversi internamente e questo pensiero uscirà, e quello saremo. Eh? Vi ho raccontato un paio di volte la storia del Blue Jackal, il, il, lo sciacallo blu. È uno sciacallo, è, è rincorso dagli animali perché era, 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 si comportava da birbante e per caso finisce dentro alla, 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 al contenitore del, del colore, de, uno che stava colorando stoffe, eh? ed è blu il colore di Krishna. Allora poi spaventato mette fuori la testa per vedere, ci sono gli altri animali, ma appena lo vedono lo scambiano per Dio e gli fanno gli omaggi e lo servono, gli portano il cibo, Ah, Dio, Dio, Dio. Cosa significa blu? È cambiata solo la parte superficiale, ma dentro è uno sciacallo. E come viene, viene fuori? Quando la luna diventa piena e tutti i suoi simili, gli sciacalli, iniziano a ululare alla luna, lui non può farne a meno. Cosa significa? I desideri sono in base alla nostra natura, reale natura, reale, cioè che è stabilita in noi, in quel caso lì condizionata. E allora si mette a ululare. E allora il leone, la tigre e gli altri animali se ne accorgono e dicono ma quello è un imbroglione e gliele suonano di santa ragione. La natura materiale ce le suona di santa ragione perché non si può imbrogliare Dio la persona suprema. Quindi non può essere una pratica acquisita ma deve essere realizzata nel profondo del nostro cuore e si vincerà sempre. Eh, ma è irrazionale, eh, ma questo, e ma quello, non c'è modo. Eh? Chi lo applica ottiene, chi non lo applica non lo tiene. Quindi, piano piano, noi dobbiamo applicarlo. Dici: ma dopo se ne approfitteranno tutti? No, perché diventerai protetto dal Signore, perché il Signore in quel momento lì inizierà a proteggerti fino a quando uno agisce per se stesso, non è protetto dal Signore, ma dall'energia del Signore. Dai, vi esce una maia, dall'energia materiale. E si muove secondo il volere di questa energia. Ma quando uno, tirina da piso, necenata, arora piso, una manina, manadena, inizia, allora il Signore lo prende sotto il suo controllo, sotto la sua protezione più che controllo. Vediamo per l'admaraggio. Il era il demone più potente. Lo mette in un, in un pentolone d'olio bollente. Sono simulacri, no? Però per capire, lo fa schiacciare da un elefante, lo butta giù da una cima, gliene fa di tutti i colori, ma è protetto dal Signore. Ci crediamo fortunati, non ci crediamo sfortunati. Questa fortuna la facciamo noi, dobbiamo essere noi. Ma la comprensione viene quando applichiamo il metodo. Quando, quando pregando, eh, ogni giorno canto questa canzone per, prima di tutto per me stesso. Si misericordioso, fammi, dammi l'intelligenza di capire che questo è l'unico modo. Eppure uno può andare avanti vite e vite a cantarlo e non capirlo e non farlo. È una sfortuna. Perché? Perché manteniamo questo senso di indipendenza. No? intelligenti, noi abbiamo capito. Niente. La vera comprensione viene instillata dopo. Pensate, via Sadeva scritto tutto, non aveva capito niente. Viene Naradamuni, il maestro spirituale, si abbandona, è subito instillato. Allora, se una personalità così o Arjuna lo stessa cosa, io distira la stessa cosa, se personalità così hanno dovuto abbandonarsi, ma che dire di noi? No? Quindi il vero servizio di devozione comincia con l'abbandono. Graduale, no? ma deve esserci l'abbandono. Noi lo facciamo per Krishna, in qualunque modo vada a finire, in qualunque cosa succeda, noi lo facciamo. Questa è la dimostrazione della sincerità. Sia che mi avvoggi nel tuo abbraccio d'amore o mi spezzi il cuore con la separando, io ti ritengo il Signore della mia vita. E no? così piano piano si instillano le gocce della verità assoluta. E noi comprendiamo realmente ciò che pensavamo di aver compreso, ma non l'abbiamo mai compreso, perché l'avevamo sempre compreso da un punto di vista condizionato, come la maggioranza degli esseri in questo mondo. È per quello che Nityananda è il più misericordioso, perché lui viene, no? in realtà è, è, è lui che, è lui il maestro spirituale che ispira i sei Goswami, insieme a Cetano non c'è differenza, no? proprio su questa base qui, no? di offrire una conoscenza così chiara, qui dice anche agli stupidi, eh? essi si sono espressi in modo così perfetto che perfino un miserabile, uno sciocco, può essere liberato grazie al servizio devozionale sotto la loro guida. Ma noi vogliamo essere ancora più sciocchi, più stupidi di non, di non entrare a capirlo? Dobbiamo applicare questo metodo. Nityananda, nonostante che è il fratello più grande di, 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 di Cetania, lui lo serve. E come ho detto, servizio non è fare qualcosa, ma è rendere la propria personalità in questo sentimento. Che poi si deve applicare. Quando uno ama, ama tutto. Non è che ama qualche d'uno e qualche cosa e qualche d'un altro lo bastoni in testa. E non funziona. No? se vediamo i grandi santi sono così no? quindi noi piano piano senza compazienza dobbiamo sviluppare dobbiamo smettere di criticare di giudicare perché se manteniamo queste cose che sono esattamente il contrario non ce la faremo mai eh ma però ogni tanto qualcosa va detto no non va detto non va detto perché manteniamo in noi questo programma, questa, questa forza, quest energia negativa. No? E se vediamo le grandi personalità, sono sempre quali sono le caratteristiche gentili, misericordiosi, abbandonati. Non guardiamo le qualità, perché non sono quelle le qualità esterne, o oh, sa fare questo, sa cantare, sa studiare, sa tutta la filosofia, non è quella la devozione. Non è quella. Noi dobbiamo vedere, ed è anche eh, eh, nel, nel guru asta che viene spiegato, è un amante abbandonato. No? Ci deve essere questo, al di là di tutto. Va bene, grazie per la vostra partecipazione, la vostra preziosissima associazione che ci permette questo scambio mattutino, giornaliero, che ci aiuta a comprendere. E, 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 e la scrittura, vedete, qui l'ha detto, loro hanno creato questa scrittura così, e perché Krishna Das Kavira Goswami non è diverso dai Goswami, che può toccare il nostro cuore e, 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 e farci parlare in modo inerente, a loro è, è un miracolo è un miracolo non è questione della nostra intelligenza se noi pensiamo che è la nostra intelligenza continuiamo a mantenere il condizionamento questa è la gratitudine è la gratitudine è un gioiello preziosissimo dai buona giornata a tutti a domani Buongiorno. rade rade